Bella vecchi Drabani, bella, io sono Daryl, lui è Xenic e questo è un video, sì. Già. Cazzo io devo stampare i biglietti del cinema e poi me ne vado subito. Star Wars? No. Chi? Natale Caraibi. Vacanze Caraibi. Quello con De Sica. Mo vanno a vedere pure io. Questo dove è? Se è un video. Ma c'è stato... l'ho interrotto. Merde. Dai. Fammi guardi. Ragab. Ancora non te si vede, dai. La faccia è lei, tipo quella lì de... Lei è tipo quella lì... De coso, là, come si chiama? De Superkick, capito? Ah, se non si vedeva la faccia. Avevo visto mai. Vabbè, stampa. Ah, stiamo dicendo. Questo è un video dove... Che uscirà il 31 dicembre. Sì. E è l'ultimo giorno dell'anno. Esatto. Quindi probabilmente questo video non se lo inculerà nessuno. Perché tutti saranno lì pensando a fare i botti. Pensando a festeggiare, a gas e tutto quanto. Quindi chi cazzo è che si vede questo video? Soprattutto chi cazzo è che si sta a vedere questo video a mezzanotte? Ma io voglio uscire il 31 a mezzanotte. Sarebbe figo, no? Però se state vedendo il video a mezzanotte scrivete io non ho una vita. Comunque questo video sarà un ricapito. Un ricapito 0672. Sarà un ricapitolo. Sarà... Ricapitoliamo un po' l'anno come è andato, no? La merda. No, vabbè, è stato un anno bello. Perché comunque in questo anno la cosa importante è che noi abbiamo fatto 100.000 iscritti. Sì. Questa, diciamo, è la cosa principale di quest'anno. Per quanto riguarda il canale, ovviamente parleremo del canale. Lì c'è il nostro quadretto con il nostro bottone. Non lo prende, non lo prende, non lo prende. No. Perché si rompe. Che si rompe? Vabbè, non me la devi attaccarlo dopo. Ecco. Vabbè, l'avete visto il vlog del coso dei 100.000. Niente. Quest'anno, diciamo, come è cominciato l'anno? Vabbè, noi stavamo fuori, avevamo già preparato tutti i video come stiamo facendo oggi per quest'anno. Più o meno stiamo a fare la stessa cosa dell'altro anno. Sì, perché non è che mo noi stiamo dentro la casa che è 31. E ovviamente noi un anno fa avevamo tipo 80.000 iscritti. Sì. Più o meno. Sì. Certo, YouTube era diverso perché si facevano molti più iscritti all'epoca. Era più... cioè era un momento migliore proprio per i gameplay in generale. E quindi che dire, dire. Era il momento migliore della nostra carriera su YouTube. Che poi vabbè è continuato. Fino a che non è arrivata l'estate è andato tutto bene a gonfie vele. Fino a che non è arrivata l'estate lì sono calati tutti i canali in generale, a parte quelli che comunque stavano andando da Dio, ma perché ci andavano già e quindi non sono calati ma sono aumentati. Mentre quelli che andavano normali hanno cominciato ad andare peggio. Un po' tutti è successa questa cosa, l'hanno risentito un po' tutti. Ma adesso che è Natale di nuovo stiamo tornando. Poi vabbè siamo più buoni. Stiamo tornando sui livelli di prima più o meno. Ma la cosa importante comunque rimane a marzo, perché a marzo, fine marzo, ovvero quasi in coincidenza con il mio compleanno, mi ricordo che vedevo le previsioni e più o meno era lo stesso giorno del mio compleanno, facciamo 100.000 iscritti. Poi è arrivato, vabbè, il quadretto dei 100k, sì. Tutto quanto, aprile, maggio, giugno, tutti da di Cristo, poi agosto una merda, perché vabbè, se parte, la gente non guarda più i video e tutto quanto. Perciò ragazzi, comunque noi vediamo sempre i commenti, vediamo che c'è sempre... Vediamo sempre quando ci sono le stesse persone che commentano e tutto quanto. Vediamo i più affezionati. Ciao Kevin, non mi scordo sempre il cognome tuo. Ciao Kevin Finoli, che lui commenta Finoli. Tutti i video. Finiroli. Finoli, no. Finoli. Che lui commenta tutti i nostri video, è un grande. Yes. E questo video com'è? Per augurarvi un buon anno. Sì. Per augurarvi un buon anno e diteci se anche il vostro anno è andato bene. Noi in linea di massima, se dovessi dare un voto nel nostro, cioè su YouTube... Del nostro su YouTube. 2015, solo su YouTube, okay. Darei un 7. Perché comunque sì. È andato benissimo nella prima metà, un po' meno nella seconda metà, cioè un po' meno nel secondo terzo. E diciamo gli ultimi due mesi sta andando meglio, anche perché abbiamo un po' cambiato format, non so se ve ne siete accorti, non facciamo quasi più gameplay. Sta andando meglio, quindi siamo contenti di come sta andando e siamo sicuri che nel 2016 andrà molto meglio di così. Sicuramente arriveremo a 200k. Senza problemi. Speriamo di arrivare anche a 300-400 per fine 2016. Meglio anche un milioncino così. Ma tenesse anche bassi, eh. Beh, comunque se può succede di tutto, cioè. Quello è logico. No, vabbè, niente. Comunque sì, darei un 7 perché vabbè, 8 era se andava sempre liscio, 9 se era di Cristo sì. Se tipo che cazzo ne so, mo stavamo a 500.000 iscritti e 10 saremmo a milione, ovviamente. Ho capito. Scusa. 10 non potevo essere. Comunque alla fine la cosa importante è quando andiamo alle fiere. Che quando vi incontriamo tutto quanto si stornuvolari e Loft ti aspettiamo. Non ho mai comprato una cosa nuova. Ragazzi c'è anche un cuore. Cioè mi manda di cuori. Ma più che altro non hai mai comprato nulla di da nuvolari. Sì, no, qualcosa sì. Niente, domani non escono video. Facciamo bene.
Vabbè, l'uno vi lasciamo tranquilli, senza un video di merda. Ce lasciate tranquilli pure a noi. Noi stiamo tranquilli, tanto sono talmente ubriaco che non potrò controllare i video la mattina dell'uno, quindi... Quanto sei educativo. Vabbè, dai, a Natale vuoi, cioè a Capodanno vuoi. Sì, certo. E, quindi si riparte dal 2, non so che video uscirà. Più il 3 poi non esce manco il video. Il 3 è probabile che non esca, oppure di sì. Oppure non esce il 5, non lo so. 4 ci saranno, vabbè, sti cazzi, sì, cioè, no, comunque andrà sempre così fino a che non ci sarà di nuovo il Romix a aprile. Poi da aprile in poi sarà un tour de force, perché si ricomincerà con tutti gli eventi e tutto quanto. Quindi fino ad aprile ci si sta di botta. Non so sto di... Ci si sta de Cristo a fare tutti i video belli, sempre a cercare... Ce l'ho fatta. Il rutto dentro sempre, se stessi. Sempre a cercare di innovare i nostri video, di migliorare il format e di migliorarsi. E speriamo che voi non ci lasciate mai, perché se ci lasciate so cazzi. No, speriamo che voi non ci lasciate. Speriamo che voi non ci lasciate mai. E speriamo che quelli che stanno guardando questo video per la prima volta, perché sono il primo video che guardano di noi, non si facciano un'idea brutta, perché non sono tutti così i nostri video. Andatevi a vedere per esempio gli Hunger Games, andatevi a vedere... Se oggi sentite proprio la mancanza dei video nostri e dite no, perché il vlog del merda? Perché sentivamo la voglia di farvi un buon augurio di un buon anno e comunque fare un ricapitolo dell'anno. Non riesci proprio a dire. 2015. A fine, in settimana la Roma incontrerà il Genova per Perotti. C'è scritto su voce giallorossa. Però c'è anche il Milan sull'argentino. Allora, è il primo anno in cui non si può più scrivere 12-12 al mese, giorno e anno. Tutto uguale. Vi ricordate quando andavate a scuola? Che ne so, oggi è il 12-12-12. Capito? Sì, ho capito. E ti ricordi, facevamo. Sta cosa è cominciata dal 2001. Cioè, io sono stato a scuola in tutti gli anni in cui è successa sta cosa. E io ho finito scuola proprio nell'anno in cui è finita sta cosa. Che cosa bella! Perché dovrebbe essere una cosa nel bella? 2001 noi andavamo in seconda elementare e noi scriviamo 1-1-1, però non l'abbiamo scritto perché c'erano le vacanze. Però nel 2002 noi andavamo a scuola, avevamo scritto 2-2-2, però poi il 3-3-3, il 4-4-4, erano tutte domeniche, 5-5-5, 6-6-6, no, io mi ricordo 6-6-6 era bellissimo. 6-6-6. Vabbè, comunque mi raccomando, passate un buon capodanno, un buon inizio anno, state con le famiglie e con amici, o che cazzo buon inizio di fine, sveglia. Qua ci metti giurato, vabbè, sveglia, don dong. Niente, dai, grazie a tutto e viva Selena Gomez. Vabbè, mi sono rotto il cazzo di sto video, ok? Ciao. Basta, ciao! Ciao, come si stoppa? Aspetta, no, devo chiudere l'anno, fermo. Questo è più chiudere l'anno, dobbiamo fare una... Cioè, dobbiamo fare bene, una chiusura fatta bene.